Le immagini che vedete vengono dalla Gran Bretagna, Londra. È qui che la tempesta Eunice ha iniziato il suo viaggio devastante attraverso l'Europa nord-occidentale, causando danni a edifici pubblici ed abitazioni private, massicce interruzioni delle provvigioni di elettricità e almeno 12 morti. Dopo la Gran Bretagna, dove 400.000 persone sono rimaste al buio, è stata la volta della Francia settentrionale, col Belgio e i Paesi Bassi e il nord della Germania nel weekend. Ancora questa domenica, quattro dipartimenti del nord della Francia sono in allerta maltempo. Numerosi treni ed aerei sono stati cancellati in tutta l'Europa nord-occidentale. Venerdì pomeriggio nelle Fiandre, nessun treno è passato. Ieri è stata la volta della Germania, dove 1.000 chilometri di ferrovie sono stati danneggiati dalla tempesta, essenzialmente per colpa di alberi caduti. Ad Amburgo ci sono state inondazioni e il lavoro dei soccorritori per aiutare le vittime di Eunice è stato incessante. Tuttavia, anche se si attendono venti oltre 100 km orari a flagellare il nord della Francia, ancora tra questa domenica sera e domani, il peggio sembra essere passato.